calcolare il seguente integrale doppio steso a omega di x più y in dx di y, dove omega è xy appartenente R2, tale che e alla x più e alla meno x è minore uguale di y, che è minore uguale di 5 mezzi. Miriana, qualche tempo fa, mi ha inviato, non il primo per la verità, a questo esercizio, e mi ha scritto che è tratto da un esercizio presente in un testo che molti di voi conoscono, è il Bersh Giacomelli dal passo. Testo utilizzato, da cui tra l'altro ho spesso tratto esercizi anche dell'integrale doppi, non questo però, se non ricordo male, non vorrei averlo già fatto nel canale, ne ho fatti così tanti che magari non ricordo, ma questo è sicuramente interessante. Lei mi ha inviato lo svolgimento e io le ho scritto alcune delucidazioni, alcune indicazioni, però non le ho risolto, quello svolgimento non era comunque corretto. Dunque andiamo subito a, come al solito, spero di, dunque vi dico subito che ho voluto pubblicare con grande, stavolta diciamo enfasi, questo grande voglia, questo desiderio, questo integrale doppio, perché mi spiace che in questa risposta di sabato ci sia un video di un sabato riguardante un integrale doppio la cui risoluzione è corretta dal punto di vista del procedimento, ma presenta un refuso, un errore abbastanza stupido su una formula riguardante gli archi associati. Quindi mi dispiace tanto, perché me l'hanno segnalato più persone e le ringrazio tutte, sia gli affezionati al canale che altri, quindi mi dispiace molto averlo toppato, aver commesso quell'errore, aver toppato quell'integrale. Con questo spero di sanare questa pendenza. Vi prometto che starò attento, non lo sbaglierò. Rappresentiamo come al solito il dominio del piano cartesiano. Attenzione che però non conosciamo l'andamento, y uguale 5 mezzi è di sicuro una retta orizzontale passata per il punto 0,5 mezzi, parallela all'asse delle x. Rappresentiamo la funzione y uguale e alla x più alla meno x. Orca vacca, come si fa a rappresentare questa funzione? Questa funzione bisogna studiarsela in maniera, diciamo, qualitativa. Dominio R. Poi potremmo sfruttare delle simmetrie, insomma, però conviene studiarsi. Andiamo a fare i limiti a bordo. Notiamo che andando a fare il limite, quando x tende a meno infinito di f di x, che è la nostra della x più alla meno x, ricordandovi che alla meno x e alla meno infinito fa 0 e alla più infinito fa infinito, è un più infinito, no? Quindi significa che la funzione, facciamo notare che è positiva sempre, in quanto se poniamo e alla x più alla meno x maggiore di 0, viene che una somma di esponenziali per definizione positivi è sempre positiva. Quindi funzione è sempre positiva. Se andiamo a fare il limite quando x tende a più infinito di f di x, ci viene nuovamente un più infinito, essendo ovviamente la funzione poi positiva. Notiamo poi che la funzione sicuramente non interseca l'asse delle ascisse, no? Essendo somma di esponenziali che non si annullano mai, ma interseca però l'asse delle ordinate. Se diamo 0 alla x, viene un 1 più 1, 2, 0, 2 a questo punto, e quindi, diciamo, si può capire come vagamente l'andamento sia questo. Ecco, diciamo che, perdonate, però è completamente asimmetrico, ma in realtà è chiaramente simmetrica la funzione rispetto all'asse delle y. Cerco di farla in maniera un pochino più decente. Eccolo qua. Voilà! Allora, ecco l'andamento della tutti quanti funzioni. Tracciamo la retta y uguale 5 metri, 5 metri è 2,5, quindi sta più in alto di 2. Allora si capisce come il dominio omega maiuscolo sia questo rappresentato, dominio simmetrico rispetto all'asse dell'y. Dunque, quando si parla di simmetria, non so perché, molti studenti dicono oddio le simmetrie, ma mi sembra di averle spiegate bene nel canale. Ogni tanto qualcuno mi scrive, ma è sicuro, ingegnere, che... Ragazzi, uno, se seguite il canale e seguite le mie spiegazioni, non mi chiedete se sono sicuro. Se non vi fidate, ci sono i libri di testo, c'è Google, c'è Internet, ci sono poi i vostri professori, chiedete a loro. Chiedendo a loro verificherete la bontà di quello che vi dico. E qui va utilizzata la simmetria. Perché? Dominio simmetrico rispetto all'asse dell'y. Per prima cosa io direi di riscrivere un integrale in questo modo. Integrale doppio. Senso omega maiuscolo di x. Di x di y più... Avete capito cosa voglio fare? Integrale doppio esteso omega maiuscolo di y di x di y. Vi ricordo che... Chi è appassionato di integrale doppio lo sa. Appassionato di integrale doppio è una parola grossa. Se il dominio è simmetrico rispetto all'asse delle y e la funzione integranda presente nell'integrale doppio è dispari rispetto ad x, di sicuro
l'integrale è 0. Siccome la prima funzione è dispari rispetto a dispari, se metto il meno, almeno va fuori, di sicuro l'integrale è 0. No? Il secondo integrale non è invece nullo, perché la funzione invece, la seconda, è dispari rispetto ad x. Ovviamente vi ricordo che quando invece il dominio è simmetrico rispetto ad x, la funzione è dispari rispetto ad y, anche in quel caso l'integrale è nullo. Ora, quindi già possiamo dire che, allora, cancello un attimo il, vabbè no, lo lasciamo un attimo, quindi già dobbiamo solamente risolverci l'integrale doppio esteso a omega maiuscolo di y dei y, in quanto questa prima parte è nulla, e questo Miriana, che non so da dove provenga, non mi interessa saperlo, comunque mi ha scritto la provenienza, potrà dire da dove, ditemi sempre da dove venite, ma non per altro, non perché vi voglia stalkerare, perché comunque così i ragazzi che ascoltano, ah, ma anche io sono di lì, insomma, così, diciamo un po' di fuffa. Quindi già, questo Miriana non l'aveva scritto, quindi già questo è importante. A questo punto però c'è il secondo integrale che rimane. Ma la simmetria rimane rispetto all'asse dell'y. Allora cosa posso fare? Posso mettere un 2 davanti all'integrale e metterli solamente nel primo quadrante. Io questo avrei fatto. Cioè scrivere uguale 2 integrale doppio esteso a omega più di y dx dy. Cioè cancello in pratica. Voi cancello questa prima parte, questa prima parte a sinistra intendo, e li metto qui. Questo qui e omega più, omega primo, chiamato come volete. Scriviamo chi è a questo punto omega più. Dunque non conosciamo, allora, è un dominio, possiamo notare, normale, cioè è sia normale x che normale y, cioè sia x semplice che y semplice, se vogliamo dirlo in quell'altro modo, qualcuno che qua mi ha contestato per quello, si può dire in entrambi i modi, è un dominio normale quello. Dominio normale, quindi dobbiamo, io lo considererei normale a x, quindi mi serve il secondo estremo della x, cioè mi serve vedere che punto è questo, cioè vado a fare l'intersezione fra y uguale 5 mezzi e y uguale alla x più e alla meno x, no? Per sostituzione scriverò che alla x, quindi più e alla meno x è uguale sicuramente a 5 mezzi, siamo d'accordo? Ovvero e alla x più e alla meno x lo scrivo come 1 sulla x uguale 5 mezzi. A questo punto moltiplico entrambi i membri per 2 alla x, che sono disponibili diversi da 0, quindi ottengo un 2 alla x per alla x, un 2 alla 2x più un 2 per 1 2 più uguale a un 5 senza più, uguale a un 5 alla x. Quindi ottengo una equazione di secondo grado in alla x del tipo 2e alla x al quadrato, 2 alla 2x meno un 5 alla x più 2 uguale 0, avendo portato 5 alla x a sinistra. Si può porre alla x uguale z se volete, o lasciarlo così, mi trovo le due soluzioni di alla x e va bene. In questo caso vi faccio notare che il valore che mi interessa è il valore, un valore positivo. Vediamo che cosa viene. Viene che è alla x, è alla x 1,2 uguale a 5 più o meno radice di formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, 25, 5 al quadrato meno 4c è un meno 16 diviso 2 per 2 4. 25 meno 16 è 9, radice 9 è 3, 5 più o meno 3 quarti, 5 più 3 8 diviso 4 2, 5 meno 3 fa 2 diviso 4 un mezzo, 2 è un mezzo. Abbiamo che in un caso e alla x è uguale a 2, nell'altro caso e alla x è uguale a un mezzo, che significa in un caso x uguale ln logaritmo naturale di 2, nell'altro caso x uguale ln di un mezzo, che è meno ln di 2, che in effetti è l'altro valore, quello che c'è a sinistra. Questo sarà ln di 2. Scriviamo a questo punto il dominio omega maiuscolo più e poi integriamo, sperando di non sbagliare a questo punto, no? Allora, abbiamo che allora omega più va scritto sempre chi è, e attenzione, xy appartenente alle due, tale che y è compreso fra la x più e la meno x, tra y è compreso tra e la x più e la meno x è 5 mezzi, chiaramente, dominio normale x, ma x è compreso, attenzione, x è compreso tra 0 e log di 2, logaritmo naturale di 2, ln log è uguale, non solo però,
dovremmo anche scrivere, sì, va bene così, ovviamente dove abbiamo supposto che xy è maggiore o uguale di 0, siamo nel primo quadrante, come lo diciamo che siamo x e y maggiore o uguale di 0, ecco qua, domino normale x, applichiamo a questo punto, cancelliamo la figura bellissima e possiamo andare a risolvere applicando la formula di decomposizione di Tonelli-Fubini, no? Uguale, occhio a quel 2 davanti, 2 integrale fra 0 e ln di 2 di dx per l'integrale tra e alla x più e alla meno x e 5 mezzi di f di xy in dy, dove la nostra f di xy è y dy. Vi ricordo che l'integrale di y in dy è y quadro mezzi più c. Allora un mezzo lo posso portare fuori, che moltiplicato per quel 2 diventa 2 mezzi, quindi 1. Quindi questo da qua si può scrivere come l'integrale tra 0 e ln di 2, semplicemente di y quadro, che vado a comprendere tra e alla x più e alla meno x e 5 mezzi, tutto quanto, in dx. Applico qui il teorema fondamentale del calcolo integrale e, diciamo, avrò da risolvere l'ultima integrale della variabile x. Allora, uguale. Occhio a non sbagliare. Vedo il 2, se è andato perché c'è un mezzo della primitiva di y quadro, mezzi. Quindi abbiamo 5 mezzi al quadrato, quindi dobbiamo integrare tra 0 e logaritmo naturale di 2 di 25 quarti, che sarebbe un 5 mezzi al quadrato, meno del teorema fondamentale del calcolo, il quadrato di alla x più e alla meno x, tutto quanto in x, no? Andiamo a sviluppare questo quadrato, abbiamo quindi uguale integrale tra 0 e ln di 2 di 25 quarti senza dubbio, meno il quadrato di alla x è un e alla 2x, il quadrato di e alla meno x, attenzione, è un e alla meno 2x, come davanti meno e alla meno 2x, il doppio prodotto tra e alla x e alla meno x, e alla x per e alla meno x è un e alla x meno x, un e alla 0, 1 per 2 del doppio prodotto è un 2, come davanti meno 2, tutto in dx uguale. Possiamo fare 25 quarti meno 2, 25 quarti meno 8 quarti è un 17 quarti. Quindi abbiamo uguale l'integrale tra 0 e logaritmo naturale di 2 di 17 quarti, che ripeto è un 25 meno 8, tutto fratto 4, meno e alla 2x meno e alla meno 2x, tutto in dx. Questa volta lo scrivo come l'integrale tra 0 e ln di 2 di 17 quarti in dx, meno lo porto fuori, l'integrale tra 0 e ln di 2 di e alla 2x in dx, lì meno lo lascio dentro, più l'integrale tra 0 e ln di 2 di e alla meno 2x in dx, col meno qua, questa cosa la stavo già prendendo per strada, va bene? Andiamo, cancello un po' tutto qua. All'inizio, quindi non era difficile, ragazzi. C'era il discorso della simmetria da tenere presente all'inizio, che diciamo fatto così si semplificava molte le cose. Ovviamente, fatto nell'altro modo, quindi fatto avreste avuto comunque una risoluzione un pochino più lunga, che vi portava comunque allo stesso risultato. Lo vedrete. Fatelo anche nel modo ignorando completamente le simmetrie. L'integrale di a alla 2x in dx, ve lo ricordo, è del tipo integrale di a alla f per f' di x. Quindi abbiamo che dobbiamo mettere un 2 davanti perché la derivata di 2x è 2 e ovviamente un mezzo fuori, così come qui basta mettere, qui c'è già il meno pronto, basta che qui un 2 e bisogna mettere un altro un mezzo fuori. Vi ricordo che l'integrale di alla f di x per primo di x in dx ha come primitiva e alla f di x più c, quindi abbiamo 17 quarti x, ovviamente l'integrale tra 0 e logaritmo di 2 di dx portando fuori il 17 quarti è un logaritmo di 2 meno 0, quindi un logaritmo di 2, quindi abbiamo 17 quarti logaritmo di 2 meno un mezzo, e la 2x tra 0 e ln di 2, più un mezzo, e alla meno 2x, tutto tra 0 e ln di 2. Si poteva anche farlo tutto quanto tra 0 e ln di 2, ma lo faccio così perché voglio evitare di commettere eventuali errori, che sinceramente
voglio evitare, proprio in questo caso, Allora, non ci sono errori, direi di cancellare qui, ovviamente se sbaglio correggetemi, speriamo di no. Allora, 17 quarti, logaritmo 2 di 2, era bene. Troviamo l'entrata del calcolo, meno un mezzo è alla 2 e ln di 2. Meno del 3/4 della calcolo, per questo meno più un mezzo per la 0, più un mezzo è la 2 per 0, è la 0 1. 1 per un mezzo fa un mezzo, cioè meno davanti, con meno là, più un mezzo. Abbiamo più un mezzo è alla meno 2 ln di 2, meno della regola, un mezzo, no? È alla meno 2 per 0, è alla 0, 1 per un mezzo fa un mezzo, con meno davanti, meno un mezzo. Se ne vanno un mezzo, meno un mezzo. Beh, a questo punto cosa possiamo fare? Direi che possiamo raccogliere, ha fatto il comune, allora, direi che il risultato possiamo scrivere come 17 quarti logaritmo naturale di 2 più un mezzo è alla meno 2 ln di 2 meno un mezzo è alla 2 ln di 2. Dunque 2 ln di 2 è un logaritmo di 4, è il logaritmo di 2 al quadrato. Vogliamo cambiarlo? Cambiamo, va. Quindi abbiamo 17 quarti, ma a questo punto ormai siamo arrivati. Questo è il risultato. Vediamo se poi riesco per forza a commettere errori. 17 quarti è ln di 2 più un mezzo che moltiplica è elevato. Dunque, quello lo scrivo come 1 fratto è elevato al logaritmo di 4. Così come quello è meno un mezzo è elevato ln di 4, no? E elevato ln di 4 è 4, quindi questo è uguale a 17 quarti logaritmo naturale di 2. Questo è un quarto, questo è 4. Allora abbiamo un mezzo per un quarto e un ottavo meno, questo è 4 diviso 2 meno 2 uguale 17 quarti ln di 2 meno 2. Si può scrivere come un 16 ottavi 1, attenzione, meno 16 ottavi è un meno 15 ottavi. Va bene? E in definitiva, raccogliendo, ha fatto al comune un ottavo, per esempio, abbiamo un 17 quarti diviso un ottavo vuol dire fare 17 quarti per 8, 8 quarti è 2, 2 per 17 è 34. Logaritmo naturale di 2 meno 15. In definitiva, scriviamo il risultato finale, che credo che sia quello corretto stavolta. Stavolta non ci sono santi. E allora possiamo scrivere questa integrale con quel domino lì è 1. Vale, nel testo del Berge Giacomelli dal Passo di solito non ci sono i risultati, quindi Miriana così avrà il risultato, normalmente avrà già dato l'esame, probabilmente 34 logaritmo naturale di 2 meno 15 tutto fratto 8. Eccolo qua, vi auguro un buon proseguimento del sabato e per domani una buona domenica. Ciao a tutti.